Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi ho particolarmente fame. Come inizio questo video? Ho fame, ragazzi, quindi ho pensato di fare questa tipologia di video che ho visto fare da diversi americani, ma in Italia sono sicura che l'ha fatta Chiara. E voglio fare il video in cui ordino l'intero menù del McDonald's. Lo so, ragazzi, è una roba pazzesca, sarà un sacco di cibo. Ma sono molto curiosa di provare tutto quanto e quindi non ci resta che ordinare, ragazzi. Voglio fare questo intro più breve possibile, in modo da ordinare prima possibile perché appunto ho fame. Eccoci sul sito Uber Eats. Di solito ordino, anzi sempre ordino qua dal McDonald's perché non abbiamo direttamente la consegna del McDonald's, almeno a Trieste, poi fatemi sapere nella vostra città. Guardiamo intanto, io direi, allora i menù no, perché prenderò i panini singoli, perché altrimenti mi becco ogni volta le patatine. Guardiamo, sfiziosità e patatine, panini singoli, guardiamo i panini singoli intanto. Allora, abbiamo il My Selection Asiago Dope and Bacon. Io qui, allora, rimuovo gli ingredienti, scusatemi ma io rimuovo gli ingredienti che non mi piacciono, quindi no salsa alle cipolle, no insalata e no salsa Caesar. Lo so che tutti mi diranno che così non sarà esattamente lo stesso, mi rendo conto, però io rimuovo le cose che non mi piacciono, ragazzi, cosa volete che vi dica? Poi abbiamo il My Selection Chicken Pepper. No salsa ai tre pepi, però se io prendo il My Selection Chicken Pepper senza la salsa ai tre pepi non ha tanto senso. Sarei tentata di eliminarla, scusate, sentite casino, sono i miei gatti e gatta Stellina in questo frangente. E che non so dove voglio arrivare scavando, probabilmente al centro del mondo. C'è anche il pecorino toscano, ok. Quindi eliminerei però, scusatemi, il pomodoro e l'insalata che non mi piacciono e aggiungiamo anche il My Selection Chicken Pepper. Gran Crispy McBacon, tolgo la salsa, ragazzi, scusatemi, e aggiungi all'ordine anche questo, il bacon mi piace un sacco, quindi sono strafelice. Big Mac, ok, non ho mai mangiato un Big Mac in vita mia, togliamo anche qua salsa, cipolla, insalata, cetrioli. Lo so che sono assurda, lo so che sono assurda, perdonatemi, perdonatemi, ma io se no non lo mangio. Abbiamo il Crispy McBacon, l'altro era il Grand Crispy McBacon, però non cambia tantissimo, quindi, ma sì, dobbiamo essere giusti, quindi prendiamo anche il Crispy McBacon e togliamo soltanto la salsa. Poi abbiamo il Mac Chicken, mamma mia ragazzi quanta roba sto ordinando, non ci posso ancora credere quanta roba mi arriverà. Ok, aggiunta, tac, poi Double Chicken Barbecue, non disponibile, perché non è disponibile, vabbè fa niente ragazzi. Abbiamo il Double Cheeseburger, tolgo la cipolla e i cetriolini perché fanno schifo, in particolare i cetriolini, dovremmo toglierli tutti dai panini del McDonald's. Sono l'unica che ho dei cetriolini nei panini del McDonald's, commentate, so che siamo in tanti, facciamoci sentire. Purtroppo il Chicken Country, il Mac Wrap Caesar Cheese pollo croccante, il Mac Wrap Caesar Cheese pollo alla piastra sono sold out, non ci posso credere, il mio panino preferito, il filetto fish, anche questo non c'è, perché non è disponibile? Spiegatemi voi del McDonald's di Trieste, perché? Vabbè, chicken burger, prendiamo il chicken burger, che comunque mi piace anche molto. Toglierei la salsa Caesar. McToast, McToast tutta la vita, adoro il McToast, siete anche voi team McToast, mettete like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale ragazzi che vi dimentico sempre di dirlo. Aggiungi un articolo all'ordine, qua non dobbiamo togliere gli ingredienti del McToast e forse è l'unica cosa che non chiedo plain al McDonald's. Poi hamburger, vabbè prendiamo l'hamburger. Anche qua decisamente toglierò la cipolla e i cetrioli. Poi ci resta il cheeseburger, che però penso che sia la stessa identica cosa dell'hamburger, visto che ci aggiungono soltanto il formaggio, ma prendiamolo. Ok, allora il ketchup lo lasciamo, anche se di solito non li mangio i panini con il ketchup, mangio solo le patatine con il ketchup, però in questo caso faccio uno strappo alla regola per voi, via la cipolla, via i cetrioli, aggiungi. Il Junior Chicken e il Gluten Free Burger non sono disponibili, quindi abbiamo preso tutti i panini possibili ordinabili dal menù. Adesso passiamo, io direi, alle patatine. Abbiamo le pepite Asiago e Speck Alto Adige, wow, ok. Tipo gli snack più, poi ci sono anche le patatine. Tasty Basket, che cosa c'è? Pollo,
Poi altre crocchette, i nuggets. Boh, vabbè ragazzi, prendiamo quello che c'è. Aggiungi... No, le patatine con il cheese e il bacon non ci sono. Le patatine con il formaggio e il bacon mi piacciono tantissimo. Vabbè, prendiamo le patatine quelle normali. Decisamente grandi, ragazzi. Cioè, ovvio. No sale? Oh mio Dio, c'è anche l'opzione per rimuovere il sale. Io se potessi l'aggiungerei. Vabbè, lo so che non sono normale, lo so, i reni, eccetera, eccetera. Poi, allora, beh, vabbè, i McNuggets non li prendo perché sono già contenuti nel Tasty Basket, quindi non ha senso. E i Chicken Wings, anche quelli sono contenuti, li vedo nel Tasty Basket. Cosa abbiamo poi? Vabbè, parmigiano reggiano non è niente di... cioè, è solo un pezzo di parmigiano reggiano, non è una cosa del McDonald's. Allora, sfiziosità e patatine, abbiamo preso anche qua tutto nella sezione, tutto quello che c'era. Adesso che cosa ci manca? I gelati, ragazzi. Passiamo ai gelati. Allora, qui c'è il McFlurry, ne sceglieremo uno perché inutile prenderli tutti quanti, i McFlurry sono diversi, ma il gelato è sempre lo stesso, cambia solo il topping, quindi... Extra extra Smarties, vai, aggiungiamo extra extra Smarties, non sapevo si potesse fare. Aggiungi McFlurry Smarties, il mio McFlurry preferito. Clicca like se anche il tuo McFlurry preferito è agli Smarties, altrimenti lasciatemi un commento, ditemi qual è il vostro McFlurry preferito. No, no ragazzi, i milkshake non ci sono, non ci posso credere, sono tutti esauriti, che cavolo. No, beh, ma perché mi avete dato il milkshake? Mi piace tanto il milkshake. Il mio preferito è quello o alla fragola o al cioccolato. Però niente. Vabbè, prendiamo il Mac Crunchy Bread con Nutella. Adesso passiamo dai gelati alle torte e dessert. Allora, Mac Crunchy Bread con Nutella. E aggiungiamo il Mac Crunchy Bread con Nutella. In ogni caso ho la sensazione che ci sarà cibo per un reggimento, seriamente. Quindi direi che va benissimo. E basta, altri dolci disponibili. C'è il muffin, i donut, no, i donut non ci sono. Vabbè, prendiamo il muffin con cioccolato. Abbiamo il Mac Crunchy Bread con la Nutella, prendiamo il muffin cioccolato. Vabbè, cioccolato, Nutella, sempre là siamo. Da bere, allora vabbè, le bibite, cioè non è niente di particolare, le bevande del McDonald's sono quelle che abbiamo anche a casa, ma prendiamo comunque una Coca Zero formato grande. Rimuovi ingredienti da Coca-Cola Zero, no ghiaccio. Questo è un buon hack secondo me per il McDonald's, perché se ci mettono il ghiaccio c'è molta meno Coca-Cola, quindi togliamo il ghiaccio, aggiungi un articolo all'ordine. Prendiamo anche un Happy Meal, non possiamo non prendere l'Happy Meal ragazzi, che peccato, quello con le carotine non c'è. C'è solo il chicken burger, l'hamburger, oppure il toast con le patatine, oppure i McNuggets. Beh, abbiamo già preso tutto in realtà per quanto riguarda questi panini, quindi prenderei... prendiamo quello con i nuggets, dai. Scegli il dessert, c'è solo lo snack di parmigiano reggiano, che non abbiamo preso prima, ma lo prendiamo qua, quindi anche quello è fatto. Che senso, sono esauriti sia il gioco per bambina che il gioco per bambina? Voglio il gioco per bambina! E spero sempre che ci sia il Hello Kitty. Gioco o libro? Ah, quindi gioco unisex o libro? Dai, prendiamo gioco e vediamo che cosa ci arriva. Aggiungi! Siamo un totale di 73,90, ragazzi. Non ho mai speso così tanto in tutta la mia vita, penso, al McDonald's. Neanche se sommiamo tutte le volte che ci sono andata, non fanno 73,90. Comunque, questo è quanto, ragazzi. Io adesso ordino e noi ci vediamo tra poco, quando arriverà tutta questa miriade di cibo, che non vedo l'ora. Ciao, a tra poco. Mio Dio, ragazzi, mi è arrivato l'ordine e sono due borse strapiene e pesantissime. E guardate lo scontrino, cioè quanto può essere lungo uno scontrino del McDonald's, non si era mai visto. Tiri, happy meal, ta-ta-ra. Ok, poi... ah, ok, qui ci sono la Coca-Cola Zero, cannucce varie. Poi abbiamo il tè freddo, Lipton Iced Tea. Poi qui che cosa c'è? Chicken McNuggets, varie salviette. Poi abbiamo il McFlurry che adesso metterò in freezer. Parmareggio mini snack che sembrava molto più grande dal sito, invece è un minuscolo pezzettino. Poi abbiamo due salse ketchup. Mac Crunchy Bread, questo è quello con la Nutella. Poi le patatine... e vai, sono tutte flosce, io le adoro le patatine, ragazzi, però
Mezzo vuoto sto. Sono mezzo vuote queste patatine. Vabbè. Tanto dovrebbero essercene delle altre anche nell'Happy Meal. Poi abbiamo questo è il cheeseburger. Qui c'è il crispy bacon Big Mac, mamma mia ragazzi. Poi qui che cosa c'è? Qui ci sono quelle pepite con il formaggio e lo speck. Toast. Allora, questo è l'hamburger, chicken burger. Poi questo è il double cheeseburger. E poi, allora, Mac chicken. Non ho più spazio, ragazzi. Poi questo è il Mac Chicken Pepper. Pensavate che fosse finita, invece no. Mica ne ho presi due. Questo è, oh no, questo è My Asiago, come si chiama? Barbecue Asiago e bacon. Ah, eccolo qua, il Tasty Basket, ragazzi. Che cos'è questo bacon? Il Grand Crispy Mac Bacon. Assaggerò un po' di tutto e poi vediamo, ragazzi, quello che riesco a finire. Come ogni mio mukbang che si rispetti, Coca Zero, ragazzi. Proviamo questo Crispy Mac Bacon. Eccolo qua, probabilmente non sarà completamente a fuoco, ma ragazzi, l'aspetto è top. Ci sono due strati di carne. È molto buono, ragazzi. Sarà che è un sacco di tempo che non mangio il bacon, ma mi mancava proprio. Un po' di patatine. Assaggiamo anche queste pepite con, cos'erano, speck e asiago? Non mi ricordo. Eccole qua, piccoline piccoline, sembrano quasi mozzarelline impanate. Wow, ragazzi, questo è decisamente un new favorite, fantastica. Cosa assaggiamo? Un po' di patatine. Possiamo assaggiarle direttamente dal Tasty Basket, che contiene, cosa sono? Alette di pollo e i nostri nuggets. Proviamo un'aletta di pollo. Sapete che a me, ma è una coscia o un'aletta? Non si sa. Vi devo dire la verità, a me fa un'impressione mangiare la pelle. Sono tipo un po' piccanti. Molto buone. Preferisco decisamente nuggets, quelli classici. Tra l'altro, ragazzi, qui il McDonald's è stato chiuso per 2 mesi, quindi erano 2 mesi che non mangiavo McDonald's e mi sembra azzeccata come tipologia, visto che avevo una voglia di McDonald's veramente stratosferica. Che mi piace alternare ogni morso quando mangio il McDonald's. Cioè, patatine e qualcos'altro, patatine e qualcos'altro. Secondo me ne ho prese poche. Cosa assaggiamo? Assaggiamo il My Chicken Pepper. Gigantesca la confezione e questo è un My Selection. Eccolo qua, ragazzi. Ta-da, ta-da. Bello questo pane, è un po' diverso rispetto al pane quello classico dei panini. Non ce n'è tantissima di salsa, ma si sente decisamente che pizzica. Mi sto veramente stupendo che non siano arrivati i gatti per cercare di mangiarmi tutta la roba. Mac Toast, una delle mie ordinazioni preferite al McDonald's, che quando vivevo in Olanda non c'era il toast e mi è mancato tantissimo. Tra l'altro volevo anche scusarmi con voi per il ritardo nel video di ieri, che ci tengo sempre ad essere puntuale alle 17.30, ma a volte ho delle difficoltà tecniche. In realtà ieri non vedevo l'ora che mi arrivasse, cioè oggi, ma per voi il video di ieri, non vedevo l'ora che mi arrivasse il prodotto Tiffany, e quindi quando mi è arrivato sono detta no, voglio filmare e caricare questo qua, anche se un po' in ritardo, ma volevo assolutamente mandare online quel video, quindi
Sono contenta che vi sia piaciuto. Devo anche scusarmi con voi per il fatto che alla fine del video non vi ho dato il mio braccio. Ero talmente... non lo so, avevo... ero così impaziente. Ah, è arrivato gatto del... amore mio, puoi venire qua? Vieni, amore mio. Vieni. Ero così impaziente di caricare il video, scusatemi, che alla fine... eccolo qua il nostro gattino tutto bianco, un po' colancione. Aiuto. Amore mio, che bellissimo. Sai quanti fans hai tu? Tanti. Tantissimi fans. Hai il mio gattino tutto bianco. Mi sono... non vedevo l'ora di caricare il video e quindi non vi ho dato l'abbraccio finale. Poi mi sono sentita super in colpa perché qualcuno nei commenti me l'ha detto: ma Nicole, l'abbraccio! Avete ragione, ma oggi a fine video ve ne do 10.000 di abbracci per recuperare ieri. Cato, danno leve. C'è il mio gattino tutto bianco che parla e chiama tutto il giorno. Cosa ti do? Un pezzetto di hamburger. Tieni. Tieni. Quando gli do la roba da mangiare, gli vanno gli occhi in croce perché guarda il pezzettino. Fa troppo ridere, carunebe. Ragazzi, comunque fatemi sapere se appunto per l'idea del merchandising vi piace anche l'idea del peluche di Gatto Denver, perché per adesso... sto creando tutta la linea, ma non sono certa ancora se fare il peluche oppure no. Tu vuoi il peluche di Gatto Denver? Poi vi farò le foto con Gatto Denver e il suo peluche vicino per confrontare. No, ma fatemi sapere se vi piace come idea. Intanto lancerò tutta la linea di merchandising, che saranno felpe, t-shirt, tazze. Poi ci sarà l'adesivo con il logo del mio canale. E poi ci sarà anche la cover per cellulare. Secondo me il ragazzo che mi ha portato l'ordine pensava fossimo in 10. Avrà pensato: ah, questi violano la quarantena, siete tutti amici che mangiate come dei porci. Invece no, caro, ci sono solo io e i gatti. Il toast è sempre il suo perché, ragazzi. Tra l'altro, grazie alla quarantena, ragazzi, ho scoperto... perché adesso ho tipo 4 cm di ricrescita, ho scoperto di non avere capelli bianchi. Ero convinta di avere capelli bianchi, invece no, non so come sia possibile, ma cioè non ne ho, ragazzi, quindi almeno questo. Perché quando hanno chiuso i parrucchieri, io dovevo andare proprio in quel periodo là, perché erano già 2 mesi che non ci andavo, quindi non sono solo 2 mesi di ricrescita, sono anche 2 mesi prima, ho 4 mesi di ricrescita. Assaggiamo il chicken burger. Però l'altra cosa positiva è che mi sono cresciuti tantissimo i capelli e la mia tecnica per far crescere i capelli... chicken burger... peccato non ci fosse il fish, ma vabbè. Come primo pasto McDonald's dopo la quarantena, qualsiasi cosa andava bene. Ovviamente perdo sempre il filo del discorso, che ho mille robe che mi vengono in mente. Sono strafelice che vi sia piaciuto il video in collaborazione con Carlita, che vi sia piaciuto l'ultimo video appunto in cui compravo la cosa più economica da Tiffany. Una cosa vorrei chiedervi: ci sono degli youtuber con cui vorreste che collaborassi? Scrivetemelo nei commenti, perché non lo so, non sono mai stata una tipa che ha fatto tante collaborazioni, una tipa, non dico mai così come parlo, non ho mai fatto tante collaborazioni, però in questo periodo mi sono ritrovata a farne diverse e mi piace tantissimo, quindi fatemi sapere. Scrivetevi i nomi di altri youtuber con cui, altri o altre, youtuber con cui vorreste che collaborassi. E vedrò se posso di organizzare anche, se a distanza per il momento. Poi come avete visto è fattibile, abbastanza fattibile. Chicken burger è molto buono, ragazzi, eh. Facciamo una citazione: amazing. Amore mio, tu hai lì un sacco di crocchette, non fare finta che tu non abbia cibo, perché sono tutte là. Sapete che tipo di video vorrei fare? Una cosa che non ho mai fatto nella mia vita, ma quando preparavo i bigliettini che ci avete fatto le domande per il video con Carlita, obbligo verità, diversi obblighi erano: fai uno scherzo telefonico, diversi tipi di scherzi telefonici, ragazzi.
per tutto il video ho sperato che mi capitasse, perché volevo fare uno scherzo telefonico. Non mi è capitato, è capitato Carita, che è stata bravissima, cioè mi sono rivista il video e ridevo da sola. Però ho pensato di fare un video in cui faccio scherzi telefonici. Secondo voi, cioè, vi potrebbe, perché ci sono peli tuoi ovunque, detto Denver, ma chissà come mai, ma vi potrebbe interessare una roba del genere, tipo un video in cui faccio scherzi telefonici? Oppure no? Magari scopriamo che è un talento, non si sa mai. Non mi diverto troppo guardarli, guardo sempre quelli di Jenna Marbles che sono pazzeschi. Strabuono. E poi mi sta venendo in mente di farli, non so, ditemi voi. Vi stavo dicendo che, visto che mi sono cresciuti così tanto i capelli in questo periodo, veramente, che non li taglio, non lo so, almeno 6 mesi, se non di più, perché l'ultima volta che ho fatto i colpi di sole non ho voluto tagliarli perché volevo farli crescere, se riesco a parlare. E adesso, prossima volta, li avrei tagliati, però ho pensato di non farlo perché la mia tecnica per far crescere i capelli, ragazzi, mi dispiace, ditemi quello che volete, io non li cimo, cioè io non li taglio. Non è vero che per farli crescere più veloci bisogna tagliarli, in quel modo si eliminano le doppie punte, ma la lunghezza, cioè, si accorcia, la lunghezza si accorcia, si può dire, la lunghezza si riduce comunque. Finito anche il chicken burger, ragazzi, non ti voglio dirvi, assaggiamo questo armadetto che per la casa. Ho deciso alla fine di guardare anche ad Amsterdam, quindi sto cercando sia Alkmaar che Amsterdam. Inizialmente avevo un po', diciamo, accantonato l'idea di prendere casa ad Amsterdam, però visto che c'è molta più scelta, visto che comunque non sono poi così lontana da De Mesa, dai miei amici, sto veramente pensando di, se trovo qualcosina, ecco, dipende dove trovo qualcosina che mi piace, ma sto guardando anche Amsterdam. Che cosa assaggiamo, ragazzi? Abbiamo un altro McChicken, ah, quello era chicken burger, questo è McChicken. Mangiamoci un nuggets, vediamo cosa c'è nelle P1000. Altri nuggets, altre patatine, queste ovviamente sono quelle piccoline. Aiuto, cade tutto. Eccole. Ta-da! Beh, il gioco per bambina, almeno mi sembra. Che cos'è? È una macchinina tutta rosa, che carina! Sono stata fortunata, dai! Visto che il giochino era unisex, sono stata fortunata. Che è tutta rosa! No, vabbè, è una macchinina a forma di gatto. Cioè, è un gatto a forma di macchinina. Ragazzi, ho bisogno di litri di Coca-Cola, questo non basta. Non abbiamo anche il tè alla pesca, però. Voi invece, se non avete avuto possibilità di ordinare qualcosa che volevate in questa quarantena e che vi è mancato e che dopo avete, cioè, siete riusciti a mangiare, cos'era? Scrivetevi nei commenti. La mia voglia era decisamente McDonald's e sushi. Mangiamo un'altra di queste pepite buonissime. L'avevo preso anche il Burger King, erano simili, ma all'interno c'erano pezzettini di cipolla o qualche altra verdura e non mi erano piaciuti. Questi invece sono buonissimi. Assaggiamo il Double Cheeseburger, che comunque io sono strana, ma di solito mangio e poi mi sazio subito, poi tipo dopo un'ora, un'ora e mezza mi viene di nuovo fame e mangio di nuovo, quindi quello che lascerò adesso, sicuramente tra un'oretta o due lo mangio. E poi quello che avanzerò lo darò ai miei. Mia mamma, cosa mi hai portato? McDonald's di un giorno fa. Vi dico la verità, a me non piace il ketchup nei panini. L'ho preso stavolta solo per voi, ma il ketchup nei panini proprio non lo sopporto. Con le patatine sì, ma nei panini, secondo me, non lo so, non ci sta. Cioè, ragazzi, non so da quanto tempo sto filmando, non so quanto sarà lungo questo mukbang, ma io sono strasazia, strasazia. Il Big Mac, comunque, in ogni caso, posso sempre usare anche per pranzo domani ste robine. Big Mac, che sarà il mio pranzo di domani, assieme a, vabbè, due panini mangiucchiati, lasciamoli perdere. Abbiamo ancora
i nuggets, McChicken, eccolo qua, e poi anche il Gran Crispy McBacon, ragazzi. Probabilmente pranzerò per 2-3 giorni con tutta sta roba. Non pensate che sia finita in ogni caso, perché c'è ancora il dolce, ragazzi. Devo assaggiare il Mac Crunchy Bread, panino con la Nutella. È normale che sia così bruciacchiato? È normale? Apriamolo e vediamo la Nutella. Oh, wow, boh, vabbè, non è che ce ne sia tantissima, però... Vabbè, qualsiasi cosa con la Nutella è strabuona. Ehi, ma mi rendo conto adesso che... Oh, ah. Ah, no, c'è! Pensavo che fossero i nuggets, invece no! È il nostro muffin, ragazzi, ma questo me lo mangerò domani a colazione. Guardate che bellezza! Con questi pezzettoni di cioccolato giganteschi, gnam. Straconsigliato, buonissimo. Perché il pane e la Nutella, cioè pane e Nutella è la merenda per eccellenza, anche se non la mangiavo sempre tantissimo, perché mia mamma mi diceva: non ti va bene mangiare la Nutella. Che poi ho notato che tutte le cose che da piccola non potevo fare, quando sono andata a stare da sola, ho iniziato a farle ancora di più. Tipo quella ribellione. Quindi, genitori, siate coscienti del fatto che se dite ai vostri figli: questo non lo puoi fare, questo lo puoi mangiare, no, 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 poi non appena voi non ci sarete, tipo che se ne vanno a vivere da soli, loro lo faranno 10 volte di più. Quindi calcolatela questa cosa, calcolatela. Mamma mia, ragazzi, è sempre così, vedete com'è? Io sono strasazia per il salato, però ragazzi, io questo lo finisco, cioè... Sempre spazio per il dolce, ragazzi. Hashtag sempre spazio per il dolce. Io ho uno stomaco per il salato e uno stomaco per il dolce. È così. Ultimo morso del panino con la Nutella. E ho preso anche il McFlurry. Sono troppo curiosa di vedere com'è con extra Smarties. No, vabbè che si è un po' tutto sciolto, nonostante io l'abbia messo subito in freezer. Ecco qua, gli Smarties si sono anche un po' scoloriti. Onestamente non mi sembra che ce ne siano di più rispetto al solito. Parliamo della bontà del McFlurry con gli Smarties. È sempre stato il mio gelato preferito. No, mi piace tantissimo anche il sundae al caramello, però non c'era. Buonissimo. E adesso, ripensandoci, gli Smarties erano un'altra di quelle cose che mia mamma non mi faceva mai prendere, perché diceva: no, fa male, fanno male. E cosa è successo? Che poi, quando sono diventata grande, li mangio sempre. Magari non sarebbe stato il mio McFlurry preferito se mia mamma non mi avesse impedito di mangiarmeli per tanto tempo. Ragazzi, finito anche il gelato, cioè anche finito il gelato, tante cose non le ho finite naturalmente, ma ragazzi, non è che potevo mangiarmi da sola tutto il menù del McDonald's, però ho già spuntino notturno per dopo, pranzo per domani, probabilmente anche cena per domani, e poi se domani vedo i miei, vedo di ingozzarli anche loro con il McDonald's. Quindi questo è quanto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video, non mi dimentico dell'abbraccio finale, non so come avvicinarmi a voi, però aspettate. Eccomi qua per l'abbraccio finale, doppio oggi, triplo, quadruplo, venite qua. E vi abbraccio fortissim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 o, mia family. Un altro abbraccio, abbracciamoci. Fortissimo. Mia family, che vi voglio tanto bene. Bacio grande, e voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì come al solito, sempre alle 17:30. Buon weekend. Ciao.